peccato può crescere ancora se la radica invecchia dentro la terra o se un peticone muore dentro la polvere. Che imparare? E tu rifiorisci ti dà solo a dure dell'acqua. E faccio! Zitto! Ma le cose caritte, ruppite, non tornano più come a prima. L'ora di Porto è ispirato a fatti veri? Originariamente sì, quando la produttrice mi ha chiamato ha voluto ricordare un evento accaduto in Sicilia sulla storia di due omosessuali che preferirono, mi sembra, suicidarsi anziché vivere in maniera aperta il loro rapporto alla luce del sole. Però poi, da quando sono entrato all'interno dell'equipe che poi ha portato avanti la sceneggiatura, la storia è cambiata notevolmente, quindi i riferimenti ai fatti reali è totalmente svanita. Il conflitto tra padre e figlio sembra diventare un circuito poi emozionale in cui ci si perde. Era questo uno degli obiettivi? Beh, sicuramente era uno degli aspetti che maggiormente magari incontra anche la vicinanza anche dell'immedesimazione, nel senso che è sicuramente uno dei temi centrali, un argomento centrale, sì. Però in realtà secondo me il nucleo centrale della storia verte proprio sul contrasto fra due dimensioni che sono, da una parte potremmo dire, la dimensione della rigidità, della pietra, contro la dimensione invece della fluidità, che è l'acqua. E sono i due elementi, potremmo dire anche maschile e femminile, di cui realmente il corto parla, più che perché poi alla fine il rapporto del padre e figlio è in questo caso il pretesto. Cosa ti ha spinto a scegliere poi a scrivere questa storia? A me affascina ciò che avviene all'interno dell'anima del protagonista, perché l'ora di porto significa in gergo navale l'ora, il tempo necessario alla Bassa Maria per diventare alta, e un po' sta a significare il tempo necessario anche per, in questo caso, una ferita rimarginarsi, ma anche il rispetto di quelli che sono i cicli insiti nella natura e che necessariamente bisogna secondare. Se vogliamo, la sofferenza nell'essere umano deriva sempre da queste resistenze, in realtà, a non riuscire ad assecondare questi cicli. Quindi interessava questo aspetto.